Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei affrontare con voi un argomento importante: come scegliere l'hotel a Dubai. Ho selezionato per voi 5 zone che io reputo tra le migliori in cui scegliere l'hotel. Prima di iniziare, vi ricordo gentilmente, ragazzi, di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace sotto il video. Vi ringrazio. Iniziamo con la prima zona. Ho voluto prendere in considerazione 2 periodi per fare un paragone di prezzo. Ho scelto agosto e ho scelto dicembre come mesi in cui andare in vacanza. Perché? Perché dicembre è uno dei mesi, secondo me, migliori in cui andarci e agosto chiaramente tutti, non dico tutti, ma la maggior parte delle persone hanno le ferie ad agosto. Il prezzo che vedete riportato qui in basso nel grafico è il prezzo comprensivo di 2 persone a notte, quindi 2 persone in una stanza d'hotel. Io ho preso in considerazione un hotel medio buono. Pagheranno nel mese di agosto in questa zona downtown, pagheranno 88 euro a notte. Mentre nel mese di dicembre pagheranno 104-105 euro a notte. Le principali attrazioni in questa zona sono 3: il Burj Khalifa, il Dubai Mall e l'Aquarium all'interno del Dubai Mall. Quindi, ragazzi, state scegliendo una zona top in cui prenotare il vostro hotel. Ora passiamo alla seconda zona. La zona si chiama Al Wasl. La zona è vicino alla zona di downtown, pertanto è un'ottima zona valida se uno vuole risparmiare qualcosina. Infatti, ragazzi, in questa zona, nel periodo di agosto, i prezzi sono all'incirca di 43-44 euro a notte per camera, mentre nel periodo di dicembre stiamo sugli 88-86 euro a notte. In questa zona le attrazioni principali sono identiche a quelle della zona di downtown. Inoltre vi segnalo un posto fantastico se avete dei bambini che dovete assolutamente andare a visitare, il Green Planet. Sarebbe un giardino in cui trovate animali, piante e chi più ne ha più ne metta. Poi troviamo la zona di Dubai Marina. In questa zona gli hotel come prezzo per notte nel periodo di agosto e nel periodo di dicembre abbiamo lo stesso prezzo, più o meno sulle 64-65 euro a notte. In questa zona le attrazioni principali che possiamo trovare sono il Dubai Marina Mall, un altro centro commerciale bellissimo, poi c'è lo Sky Dive Dubai. E che dire ragazzi, siete nei pressi della palma, chiamata Palm Jumeirah, la famosissima palma che si vede dappertutto in tutti i video, su internet, che tutti racconta. Questa zona ve la segnalo perché è una zona in cui trovate gli hotel, con un buon rapporto qualità-prezzo. La zona si chiama Al Barsha. In questa zona, nel periodo di agosto, i prezzi variano sui 28-29 euro a notte, mentre nel periodo di dicembre i prezzi sono sulle 52-53 euro a notte. Quindi è una zona molto, molto, molto consigliata. In questa zona da visitare c'è sempre la palma, The Palm Jumeirah. Inoltre un posto meraviglioso, ragazzi, si chiama Miracle Garden, un giardino in cui troverete una vastità di fiori e di piante incredibile, e da andare a vedere assolutamente. Per finire, ragazzi, l'ultima zona si chiama Deira, è la zona più economica che potete trovare a Dubai. In questa zona gli hotel nel periodo di agosto costano più o meno 31 euro a notte, mentre nel periodo di dicembre siamo sui 36-37 euro quasi. Le attrazioni principali in questa zona trovate il famosissimo mercato dell'oro, con annesso il mercato delle spezie.
Inoltre trovate anche il famoso museo di Dubai. Ricordate ragazzi, a Dubai non scegliete l'hotel in base alla posizione della metro. Ricordatevi che i taxi non costano nulla, il taxi costa pochissimo, quindi muoversi con il taxi è il mio consiglio. Lasciate stare la metro. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito nuovamente a lasciare un bel mi piace al video e ricordatevi ragazzi, iscrivetevi al canale e supportatemi, grazie.